Tutti ragazzi, qui è Sam, bentornati qui sul mio canale. Oggi stiamo. Agente, abbiamo una manifestazione concreta di energia negativa. Le antenne non funzionano, forse per un sabotaggio. L'equilibrio richiede attenzione e forse anche un intervento reale sul piano fisico. Lasciamo perdere questa missione secondaria. Andiamo subito a fare la missione principale. Ci stiamo recando sul grande magazzino qui sulla Broadway perché stiamo andando a cercare un ceppo del virus originale, quello non mutato. Aspetta, noi ci prendiamo subito il rapporto, così poi l'ingasso ne ho preso dopo. Che ne dici delle Nazioni Unite? Ci saranno un sacco di ricchi, diplomatici e turisti. Saranno prede facili. Stai scherzando? È peggio di un campo di sterminio. In che senso? Hai visto la gente che c'è lì? Sono addestrati tipo forze speciali e sono ben attrezzati. Roba seria, non quei giocattolini della JTF. E non penso proprio che ti facciano un processo. Come ti vedono ti ammazzano. Quindi mi spiace, vai dove ti pare, ma non lì. Ok ragazzi, quindi dobbiamo entrare qui e andare a cercare delle banconote che sono state infettate con il ceppo del virus originale. Unisci le altre agende? No, noi iniziamo così. Ok, agente, stiamo cercando le banconote usate da Amherst per diffondere il suo virus. Sappiamo che ha usato Abels come punto di partenza, quindi con un po' di fortuna dovrebbero esserci un sacco di verdoni contaminati in giro. E un sacco di civili. Il negozio è uno dei più grandi campi di rifugiati che stiamo tenendo sotto controllo. Non per metterti pressione, ma se non troviamo un campione del virus non mutato per il confronto, possiamo dire addio alla possibilità di creare un vaccino. Quindi, rilassati pure. Ok, quindi non dobbiamo rilassarci. Mamma mia, ma poi c'hanno una mira precisissima queste con le granate. Ok, iniziamo subito così, a cazzo duro, entriamo. Ho comprato il Vector, secondo me è una delle armi migliori. L'ho già trovata nello scorso episodio, però adesso l'hanno patchata. Prima mi faceva 1800 di danni ed era di livello 6. Sicuramente si era buggato. E muori, olè. Ho trovato pure un revolver. Oddio. Oddio, via, via, scappa, 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 scappa. Olè. Un altro è andato. È rimasto l'ultimo probabilmente. Ed è quello con lo scudo. Mamma mia che palle questi qua con gli scudi. Mi stanno proprio sulla minchia. Olè. Ciao, saluto a casa. Poi sono sempre tantissimi i nemici. Lui fa il giro, lui si espone. Olè. Stiamo attenti all'altro. Comunque ragazzi, quindi abbiamo scoperto che per curare il virus abbiamo bisogno del ceppo originale, perché la volta scorsa abbiamo Attenzione, trovato. Temperatura in aumento. Rilevati livelli elevati di diossido di carbonio. Oh oh, sembra che ci sia un incendio nell'edificio. Mamma mia, ma questi bruciano tutti, che palle. Calcolo percorso per i comandi del sistema antincendio di emergenza. Nel frattempo esploriamo mentre qua calcola minchiate varie. Oh, guardate un po' cosa c'è. Una barretta. Wow. Oh, ok. Andiamo al rifornimento. E dai. E adesso dobbiamo andare ad attivare il sistema antincendio, così possiamo riuscire a estinguere l'incendio. Scusate il gioco di parole, però possiamo andare avanti. Non so perché mi è partito un colpo così a caso, però. Mamma mia, hanno bruciato tutto. Mamma mia, la solita fortuna. Via via via. Interagiamo, vai, vai. Attenzione, sistema antincendio di emergenza attivato. Sistema bloccato ai piani superiori. Sblocco manuale richiesto. Ottimo, tu va avanti. Continua a cercare nelle telemetrie del sistema e dico all'Isaac dove sono i controlli. Ok, quindi 30 secondi di vado a vedere che cosa troviamo. Devi prendere le banconote, quelle con il virus originale. Controlla ovunque. Registratore di cassa, donazioni per i bambini, barattoli delle mance. Qualunque posto dove potrebbe esserci del denaro. Ok, quindi dobbiamo andare a cercare queste banconote, queste benedette banconote. Vabbè, però io non so come il nostro buon personaggio possa trovare le...
Oh, mamma mia. E levati dei coglioni. Mamma mia. Avevo già cambiato arma perché... Speriamo. Passiamo all'altro, al vector. Perfetto. Direi io di partire dalle cassaforti. O dalle casse, non le casse. Ok, ci sono due punti da cercare. Vediamo. Cazzo. Ah, ecco, qua c'è una cassa. Vediamo. Scansioniamo. L'oggetto non è stato contaminato dal virus. Ok, perfetto. Non abbiamo trovato un cazzo. Andiamo avanti. Là c'è un eccio. Poi andiamo per... Dove cazzo sono? Ah, ecco. Secondo me i videogiochi mi insegnano che quello che stiamo cercando è, esatto, è sempre l'ultima cosa in cui andremo a cercare. Quindi andiamo avanti. Qua c'è un po' di bordello. Vediamo se sono qui. L'oggetto non è stato contaminato. Dove cazzo stanno? Recupera le banconote. Se qui non ci sono, dove possono essere? Oh. Andiamo avanti. Ah, dall'altro lato. Lol. Ah, giusto dove c'erano i nemici. Non me l'aspettavo. Ok, troppo esposti. Via. Attenzione, c'è troppa gente. Via. Tattica Termopili. Mettiamoci in questa bella zona. Così a 1-1 lo possiamo affrontare tranquillamente. Via. Rompere i coglioni queste granate. Ok, pure colpo alla testa. Via. Olè. Attenzione. Oh, fortissimo sto vector, ragazzi. A distanza ravvicinata è devastante. Oh, che cazzo. Vabbè, i colpi ne arrivano a distanza. Speriamo che i purificatori non brucino tutto prima che trovi quelle banconote. Succederebbe anche senza di loro, perché il calore estremo distrugge il DNA. Sopra i 90 gradi iniziano a rompersi i legami covalenti. La doppia elica inizia a disfarsi come gelato al sole. Un motivo in più per tenerli a bada, agente. Come dicevo, non sentirti sotto pressione. Esatto, quindi sbrigati. L'oggetto non è stato contaminato dal virus. Grazie. Sicuramente sarà l'ultimo piano. Trova le banconote contaminate. L'oggetto non è stato contaminato. Che cazzo dal sarà virus. Mai? Mamma mia. Sì, ma qua brucia, non è che possiamo... Attenzione, pericolo incendiario rilevato. Stando alle planimetrie, dovrebbe esserci un controllo di emergenza più avanti. Cos'è sto rumore di merda? Ah, ecco. Ok. Qua non c'è nulla. Ok, forse dobbiamo aspettare che si possa passare qui. No, qua non si può passare a prescindere. Ah, qua prima c'era una sala cinesca, è scomparsa, però va bene. Attenzione, sono contaminata. È un aumento del contagio virale. Ci siamo. Dovrebbero esserci delle banconote infette nelle vicinanze. Occhi aperti. Cerca di non leccarle, ok? Ma mamma mia, poi questi dialoghi simpatici. Qua è pieno di benzina, quindi probabilmente
Attenzione, pericolo incendiario rilevato. Ho trovato un altro controllo manuale per il sistema antincendio. Invio le coordinate all'Isaac. Ok, quindi probabilmente appena premeremo il controllo antincendio, spawneranno nemici senza un domani, perché già ho visto ci sono i bidoni incendiari così. Olè. Attenzione. Scriptatissimo, signore, scriptatissimo. Attenzione, io mi ricordo che là c'erano i bidoni, quindi spawneranno da lì. Via. Mamma mia. Più scriptate di così, mamma, vabbè, ci accontentiamo. Oddio. Mamma mia, spawnato da dietro, quindi attenzione, siamo il Vector, così a distanza ravvicinata facciamo danno. Andiamo a cazzo duro, tanto che ci frega. Guarda come scappano da noi. Siamo troppo no, attenzione a quell'uomo di merda. Mamma mia, meglio di Dark Souls la schivata. Alla Dark Souls. Via. E riparati, draglione. Olè. Manca l'ultimo co... Da dove... Da dove arrivano? Allora. Ah, lol. Mi scoppia da lui. Allora. Cambiamo arma. Proviamo. È devastante questa arma da vicino, ragazzi, ve lo dico. Olè. Ma poi quando sono imbecilli, se non ce ne grande da soli. Proviamo col mitraglione dalla distanza. Mamma mia, non finiscono mai queste. Ci servono quelle banconote. E a temperatura ambiente, non arrosto. Se sono arrosto, la nostra doppia elica ci saluta. Mamma mia, quanti. Cerca di non farti uccidere. Di agenti arrosto non ce ne facciamo nulla. Calati nella tromba dell'ascensore. Attenzione, contaminazione virale confermata. Ok, abbiamo trovato le banconote. Abbiamo un rapporto dalle vedette della JTF fuori dall'edificio. Mentre eri di sopra. Mamma mia, che palle il boss. Tienili a distanza. Te l'ho già detto, le banconote ci servono in perfette condizioni. Più o meno. Lascia la corda. Attenzione, stai entrando in un'area contaminata. Ok, scendi, vai bro. Abbandono dell'area contaminata. Ah, ecco qua. Eccoci arrivati al boss. Non possiamo scappare come le lepri. Io voglio scappare. Mamma mia, quanto è scriptato sto gioco. Dove cazzo stanno i nemici? Poi devo andare a cercare pure io il boss. Ma che palle. Ah, attenzione. Là sono i coglioni. Se ne sono nemmeno accorti della mia presenza. Speriamo due colpi. Quindi attenzione, è iniziata la boss fight come sempre. Lui è andato. Ecco le conischi si chiama. Conischi il coniglio. Che battuta di merda. Perché i boss dei purificatori sono sempre enormi? Facciamo il giro completo. Così ce la giochiamo tranquilli. Via. Olè. Non come non si può scendere? Mamma mia, l'abbiamo presa nel culo. Potente. Staniamolo.
Via, 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 via. Mamma mia, che giocatore. Che giocatore, massimo 10. Abbiamo spaccato tutte cose, quindi... Via, scappa! Abbiamo finito pure le munizioni. Che cazzo facciamo? Giustezza, recuperiamo la vita. Di granate andiamo, signori. Mamma mia. Che giocatore, massimo 10. Che giocatore. Wow, MP. Vabbè, ci prendiamo tutto. Facciamo piazza pulita, ragazzi. Veramente è stata una sofferenza. Una sofferenza. Non posso morire adesso, quindi. Perfetto, è rimasto l'ultimo, quindi scialli. Oh, ma nessuna delle munizioni qua. Guardate, ragazzi, la potenza del revolver. È morto solo, è morto solo. Va bene. Scovare delle banconote con il virus originale in quel posto era come cercare un ago in un pagliaio. Eppure ce l'hai fatta. Non vedo l'ora di metterci sopra le mani. Ah, gente, il prossimo giro lo offro io. Semmai ci sarà un prossimo giro. Ok, ragazzi, quindi possiamo finalmente uscire. Siamo con le... proprio pezzi a culo, però possiamo, abbiamo sbloccato un nuovo, come si dice, rapporto. Andiamoci a vedere subito. I campioni del patogeno originale del veleno verde, quelli che abbiamo recuperato dalle banconote usate come veicolo di trasmissione, ci permettono di osservare da vicino il genoma base del virus. Ho trovato delle chiare prove che il virus è stato creato ad hoc. Contiene materiale genetico di una decina di altri agenti patogeni applicati al vaiolo per dare vita a una macchina assassina più efficace. Grazie, agente. Il campione che hai recuperato ci ha fatto scoprire dettagli importanti. Ho preparato un rapporto per i posteri e il DCM. Da un'occhiata. Era alla base, quindi la nostra virologa probabilmente ha delle notizie per noi, quindi raggiungiamolo. Perfetto. Stai andando bene, ma non puoi mollare adesso. Dobbiamo andare qui. Eccoti qui. Esatto. Ciao, io... Un secondo. Sì. Mi spiace, dottoressa Kendall, ma il campione non dà i risultati che... La temperatura era giusta? Ah, ma aveva detto... Avevo detto temperatura ambiente, cazzo. Sono certo che le variazioni della temperatura fossero... Sai cosa? Ci penso io. Beh, lascia perdere, facciamo finta che non sia successo niente. Difficile credere che non si trovi aiuto durante un'epidemia. Comunque, la buona notizia è che tutto quello che hai portato finora funziona. Il dottor Ellis a capo dell'ospedale è stata una benedizione. Io posso occuparmi della ricerca. Mia moglie dice che sono meglio con i patogeni che con la gente. La mia ex moglie. Già. Comunque, continua a fare il tuo lavoro. Siamo a metà strada nella creazione di un vaccino e se ci aiuti potremo farcela. Ok, ragazzi, quindi tralasciando questo piccola scenetta fra nostro personaggio Jessica Kendall, che ci ha raccontato che
è divorziata ed è pure lesbica. Potenziamo il dipartimento. Anzi, vabbè, faccio questo, lo faccio per conto mio. Spero che l'episodio vi sia piaciuto. Lasciate un like, alla prossima.